sentire Call of Duty nella scorsa generazione significava parlare di un gioco stracriticato, ma allo stesso tempo stra-amato, come il genere appartenenza, ovvero gli FPS, accusato da molti di essere un po' la rovina del gaming e soprattutto di essere molto user-friendly, soprattutto nel gioco targato Activision. Ma dall'inizio di questa nuova generazione sembra che qualcosa stia scambiando. Infatti, da una parte, le vendite continuano a comunque arricchire i vari publisher. Ma dall'altra parte si può quasi parlare di una crisi, sia dell'uscita dei titoli, soltanto 4, comunque che siano abbastanza importanti, ma soprattutto per quel che riguarda la qualità o comunque la durata di quanto ci tengono sullo schermo. In questi due video, che ho realizzato prendendo immagini da internet, oppure utili dei gameplay da internet, oppure utilizzando i gameplay fatti da me, cercheremo di capire se questo sia vero, analizzando i vari giochi usciti. Quindi iniziamo subito da quelli che si possono definire i grandi, ovvero Battlefield 4 e Call of Duty Ghost. Bene a tutti ragazzi, qui Wolf, e spero che questa introduzione vi sia un po' piaciuta. Sì, lo so, è forse un po' alla film americana, però ragazzi, è servita, almeno spero, per farvi capire di che cosa tratterò. Ovvero voglio parlare dei 4 FPS usciti in queste Game View di Gearbest, Game View di continuo da settembre 2013 a, si può dire, settembre 2014, quindi praticamente si può dire che fa un po' è finito questo anno videoludico, e proprio c'è questa crisi dell'FPS. Adesso vi spiego subito cosa si tratta. Beh, iniziamo subito ad analizzare Battlefield 4. Come sapete è stato annunciato alle 3 2013 in pompa magna dicendo che sarebbe stato un grandissimo gioco multiplayer rivoluzionario per la serie. Poi, vabbè, sarebbe stata anche l'apoteosi per quanto riguarda multiplayer, con una libertà che ritornava dopo quella persa, cioè che c'è comunque la presente nel primo Bad Company, distruttibilità super, poi anche si può dire una grafica super, quindi tutto super. Beh ragazzi, è stato un ammasso di cavolate, lo so, mi dispiace dirvelo, ma è stato questo. Ora iniziamo subito ad analizzare la campagna. Beh ragazzi, io la campagna l'ho giocata, ho passato quelle 4-5 ore e devo essere sincero su una cosa, ovvero che avevo ragione a metà. Infatti da una parte, ok, lo ammetto, c'era tanta libertà, si poteva un po' fare quello che voleva, ma c'erano ragazzi tanti problemi. Un'intelligenza artificiale che non era inesistente, cioè veramente andi in botte, proprio una stupidità colossale. Poi per quanto riguarda la... comunque si può dire, la storia in sé faceva abbastanza pena, mi basta pensare che il cattivo non l'avete mai incontrato. Questo naturalmente quanto riguarda la campagna, ma alla fine si sapeva già perché Battlefield come campagna non era stato tanto apprezzato. Però allora, quindi, perché l'abbiamo preso? Beh ragazzi, questo detto, per il multiplayer, doveva essere l'apoteosi del multiplayer, super gioco di squadra, mappe gigantesche, 40 miliardi di veicoli, 40 miliardi di armi, in commander. Bene, ragazzi, si può dire che sia stato un mezzo fallimento. Questo grazie a IE, che diciamo che si può dire che abbia un po' forzato la mano, come vi avevo già spiegato, perché praticamente ha spinto DICE a rilasciare il gioco prima che fosse pronto. Questo è stato proprio per questo motivo che il gioco è stato comunque pieno di bug, con dei server veramente, ragazzi, penosi. Cioè, non mi era mai successo che un Battlefield lasciasse qui in Call of Duty. Eppure è successo. Questo proprio perché è stato spinto a farlo. Poi comunque c'erano anche stati altri problemi interni del titolo. Prima fra tutti direi l'impossibilità di giocare in squadra. Questo dato sia da alcune scelte come per esempio ridurre di alcune ricompense, la mancanza del bonus di squadra per quanto riguarda il punteggio, ma poi soprattutto anche proprio per la mentalità dei giocatori venuti da Call of Duty che, come io ho sempre detto, non capiscono che Battlefield bisogna giocare di squadra, perché è proprio il modo di ragionare. Ma oltre a questo diciamo che le mappe hanno avuto tanti problemi, per esempio se stiamo guardando Assedio Shanghai, il tetto da un mazzo di camper che prima che lo conquista controllo su tutta la mappa, poi si dà troppa importanza ai veicoli, le armi sono molto squilibrate, così come le mappe. E anche comunque i veicoli, basti pensare che con un T-Area nella propria base è possibile avere superiorità aerea, cosa che nei vecchi COD non era capitato. Questo infatti ha fatto storcere veramente tanto il naso a molta gente.
Infatti, per molta gente è stato uno schifo totale, copia di Call of Duty, cose di questo genere. Però, se noi lo confrontiamo con gli altri 4 FPS, che adesso vi sto dicendo, per adesso sono Call of Duty Ghost, gli altri due ve li annuncerò perché comunque diciamo che li ho organizzati a seconda, diciamo si può dire, di alcune caratteristiche. Per esempio, questi qua, diciamoci la verità, erano quelli più attesi. Quindi, però si può dire che fra tutti gli FPS usciti, diciamo che è quello che regge meglio il tempo, perché comunque è pieno di cose da fare. Cioè, io sono convinto che se gli avessero dato un po' più di tempo, anche 3-4 mesi, sarebbe uscito fuori un capolavoro, almeno per quanto riguarda il multiplayer, però hanno voluto farlo uscire insieme a Call of Duty Ghost, il che è una cavolata colossale, guardando come gioco, ma questo ne parleremo. Quindi, cosa dire, ragazzi? Proprio questa crisi di qualità è anche soprattutto nel monte ore che un gioco è capace di intrattenere. Bene, ragazzi, questo qua è quello che ha trattenuto di più. Si può commettere alcuni problemi come quelli detti prima, poi aggiungerei anche il Commander che in corsa molto squilibrata e l'Evolution che è stato implementato meno di quanto previsto. Cioè, alla fine, diciamo, cioè, su 10 mappe, 4 o 5 alla fine sono spinte veramente tanto dall'Evolution. Per esempio il Serious Shanghai, che comunque il gameplay lo cambia fino a un certo punto, per farmi un esempio, Crepuscolo, dove cambia, si può dire, il tempo, cioè da poi Tempesta Paracel, lì che cambia praticamente da notte a giorno, non cambia tanto. Quindi, ragazzi, qua Dio di Batte è l'unico per me che comunque ha retto nel tempo. Qui, come vedete, sta per finire e adesso passiamo, sorpresa, Call of Duty Ghost. Ragazzi, questo qua per Cricket Ringardo va nella classifica, al primo posto dei flop dell'anno. Diciamo che tutti lo aspettavano, annunciato anche nel trailer. Perché sì, ragazzi, non sono riuscito a trovare di gameplay, quindi ho messo il trailer sia del Battlefield sia del primo che era un po', mi ricordo il nome perché ho detto, l'ho giocato relativamente poco. Come vedete, sì ragazzi, allora, per quanto mi riguarda è stato un passo indietro, si può dire, in tutto. Allora, partiamo subito. Campagna, ragazzi, le campagne che ho avuto mi sono sempre piaciute. Bene, questa qua mi ha fatto schifo. Perché, non so, cioè, c'era proprio qualcosa che non mi convinceva veramente nella campagna. Cioè, non so, non trovavo quella spinta nel giocarla che avevo negli scorsi Call of Duty. E anche i personaggi erano quelli che erano. E comunque non ci sono state morti importanti, però dalla campagna si capisce che ci sarà un seguito. Ma ragazzi, in multiplayer, adesso qua arriviamo veramente allo schifo totale. Perché un multiplayer dove si muoveva subito, cioè bastava 3 colpi, un multiplayer con armi abbastanza OP, cioè quindi si passa da armi OP ad armi che proprio non vengono utilizzate e buttate via perché sono inutili, mappe veramente squilibrate che danno comunque. Cioè, spingo molto a camperare. Cioè, ragazzi, adesso a me. Cioè, è proprio stato un gioco con più camper. Poi, comunque, a certa gente ha anche notato, per esempio, il fatto della cam. Cioè, praticamente si diceva, cambia tutto, tipo la specie di Evolution. Ragazzi, l'Evolution alla fine c'era in lì la. Questa qua, che non mi ricordo neanche il nome. Comunque, quella più piccola, che per chi non lo sapesse, vedete con la cam si distrugge. E praticamente, cioè, praticamente si può dire nessun'altra mappa, si sì, cambia qualcosa, si distrugge qualche muro, vedete, per esempio qua, ma nient'altro, ragazzi, è stato, si può dire, uno schifo questa specie di Evolution. Poi, cos'altro dire? Beh, ricompense di uccisioni veramente scurvate, cioè si passa al cane che vi ammassa tutti. Tante ricompense che sono veramente inutili. Per non parlare poi delle quelle lì, delle famosissime casse di approvvigionamento che si trovano cose assurdo del tipo in India 10 c'è proprio diventato un predator e diventate tipo super OP, cioè ragazzi una cosa veramente assurda. Per me infatti è stato proprio il gioco più squilibrato, cioè basta pensare alle uscite in India 10 per adesso sono Maverick e Reaper, cioè Maverick è tipo super mega OP e il Reaper che invece ragazzi anche lui ne è sicuro, non scherza perché è una metà tra un fucile d'assalto e un fucile di precisione. Poi comunque, ok ragazzi, sono state comunque introdotte nuove modalità. Però ragazzi, alla fine cioè, non aveva senso anche perché no, le mappe sono state allargate. E quindi praticamente si può dire che per esempio la famosissima modalità che doveva essere quella principale,
di cui giustamente mi ricordo il nome, come quella lì dove dobbiamo fare 30, ogni uccisione ogni 30 secondi, se no si moriva, è impossibile da fare proprio per le mappe troppo grandi. E come detto prima, mappe che spingevano molto camperare. Poi, per esempio, qua vedete l'assurdità delle ricompense. Quindi, come detto prima, classica, l'ultima possibile cosa che si salva la mappa è estinzione. Che seppur molta gente continui a preferire la modalità zombie, ragazzi, è simpatica. Devo essere sincero, però peraltro, ragazzi, non si salva. E ve lo dice comunque uno che comunque è sempre stato abbastanza ricco. Cioè, ragazzi, io tutti i Call of Duty dal primo Modern Warfare a questo. Questo è proprio quello che mi ha fatto più schifo, ma tutti quelli che conosco, appassionati di COD, hanno detto, c'è anche gente che gli è piaciuta la nuova faccia, ha visto questo e ha detto fa schifo. Quindi ragazzi, per me è stato veramente un fallimento. E si spera che comunque possa risalire, perché comunque, cioè, se adesso noi guardiamo per esempio il numero di gente che c'è tra, diciamo, per esempio Black Ops 2 è questo, cioè Black Ops 2 è di più, cose che non è mai successo. Cioè prima è esatto contrario, quello appena uscito ne aveva di più rispetto a quello che è uscito da un anno, due. E che è anche giusto, ma facendo schifo, cioè era chiaro che potesse succedere. Poi per classica del classico, questa storia qua dei punti per i perk, secondo me ha troppa importanza ai perk e troppa poca a quel che riguarda cioè le armi, per la fine FPS. E per quanto riguarda le armi, forse ecco, l'unica cosa interessante che devo essere sincero, mi sono abbastanza piaciute, e poi diciamo che avevano altre caratteristiche inedite, come per esempio un silenziatore integrato, patch, quindi si salva. Io si può dire che questo COD, secondo me, fra tutti i quattro giochi, forse qua è stato quello che ha deluso di più le aspettative, visto che è presentato come il COD di nuova generazione e tutto, anche come motore grafico fa abbastanza schifo. Quindi, ragazzi, ok, questo primo episodio finisce, c'è un prossimo episodio dove parlerò di altri due FPS e poi tireremo le somme, quindi su che cosa sia bene questa crisi di FPS. Ci vediamo a un prossimo video.